chiamo, il mio nome è Erika e adesso dirò la storia per come ho conosciuto il mio ragazzo Antonio. Un giorno mi ha mandato una richiesta di amicizia su Facebook e mi ha scritto su Messenger scrivendomi ciao. Mi ha scritto il 17 dicembre. Mi ha scritto e proprio il 17 dicembre mi ha chiesto se volevo essere la sua, se volevo stare con lui, mi ha chiesto di essere la sua fidanzata. Ho fatto la proposta di fidanzamento e io ho accettato. Io ho detto di sì. E da quel momento ci siamo messi insieme, ci siamo fidanzati, è già quasi un bel po' che stiamo insieme, io e Antonio. E sono 10 mesi che stiamo insieme. E quel giorno che mi ha scritto il 17 dicembre, mi ha chiesto di essere la sua fidanzata, per me è stato un giorno bellissimo, non ci credevo, io mi sono emozionata tantissimo quando mi ha chiesto se volevo essere la sua fidanzata e io ho accettato. In quel momento io mi sono sentita felice, ero contenta, ero contentissima di aver trovato una persona così come Antonio, che mi fa stare bene, che mi fa sorridere. Mi ha reso la vita felice. Felice e una bella vita. Bellissimo. E con lui ci vorrò tutto, tutto, tutto. Il giorno che ci siamo conosciuti però è stato un giorno bellissimo. Ero rimasta senza parole. Mi stavo emozionando, mi ero emozionata quando mi ha chiesto se volevo essere la sua fidanzata. E non so più altro che dire perché non. Poi non so se c'è pure altro. Però mi fermo qua.